Wow, amici appassionati del gaming di Hearthstone, benvenuti, ben rientrati qui su Canale Duca. Stanno cominciando a uscire le prime carte, ne è uscita, al momento io ne ho vista una che fa abbastanza cagare, la vedremo nei prossimi video, la commenteremo nei prossimi video, comunque posso dire che secondo me fa abbastanza cagare perché è un costo 4, 5, 6, Chiarantolo di Morte, infligge 5 danni a tutta la tua board, non a quella dell'avversario, solo la tua. La vedo abbastanza male. Oggi siamo qua, ragazzi, per giocare un mazzo dimenticato, un mazzo che nessuno più si ricorda. Giocano tutti i pirati, giocano tutti i druido, giocano tutti aggro in quel senso lì. Ma io sono rimasto al Face Hunter. Il Face Hunter era il deck principe Face fino a qualche anno fa, non è stato più utilizzato. Io ho voluto riscoprirlo, ho creato una mia lista con molte carte che si usavano prima, con qualche aggiunta, e devo dire che siamo arrivati in Wild tranquillamente a rank 9, e tra l'altro contro i pirati ho un matchup positivo, forse perché non si aspettano il Facehunter, e quindi contro i pirati praticamente ne avrò vinte tipo 7 e ne ho persa una, perché lo sto giocando abbastanza per vedere come gira, per limare le ultime cose. E allora, ragazzi, andiamo subito a vedere il gameplay e andiamo a bastonare i pirati con la loro stessa moneta. Oh, mago! L'ho voluto io di sicuro. Non avete ordine di morte, il resto mi piace. Cazzo, mi continua a dare ordine di morte? Va bene, diamo ordine di morte. Non giocare niente, grazie. Sereno. No, che non era in homage e che non pescheremo a questo punto. Sento l'odore del sangue. Tech card! Che male che fa questo. La fine sta arrivando! Uccisione. Arriva la fantastico. Silenziamo subito. Metti il segreto. Prendo. Bella giocata. Due più uno facciamo. Facciamo così. Vai, Mustalibu. Abbiamo ordine di morte, e ciò non mi dispiace. E viene Face. Molto interessante. Molto interessante, molto, molto, molto. Troppo esplosiva. Stiamo così. Sereni. Pyro! La Pyro ha tirato. Bravo che hai fatto così prima, molto bravo, molto bravo. Mi piace questa cosa. Trucco felino, grazie. 4 danni inchiappettati. Tutto face, grazie. Anche qua. Nice hand. Ok, siamo a 16. Dai, metti questi segreti di merda che te li faccio saltare in aria con la dinamite, cazzo. Ok, tormenta. Va bene, tormenta, non c'è problema. Vieni che esplode. Molto bravo. Tanta cosa da giocare adesso, grazie. Dai, dai, Maghello! Arrivano i nostri qua. Vediamo se è arenato. Se è arenato sono cazzi. Cazzo, c'è ancora 21 carte, non può aver arenato. Dai, siamo seri, raga. Metti sto segreto. No, adesso. Ok. Gufo! Qua ci servirebbe gufo, raga. Del nice gufo?
E a 5. Non Renato, che è finita. Non Renato. O hai 20 carte. Stai sereno, Mustalibu. Stai sereno, che qua c'è il pro. Incredibile. Saluti, Musta. Ma è un segreto, mettilo però. Cioè, uno mettilo. Fammela tirare sta carta. E che cazzo. Oh, non capisce niente, Musta. Reguldano. Sarà Zu? Se Zu non è malaccio. Contro Vargus. Mettiamo questi due qua. Cambiamo lui sicuramente. La curva perfetta. Bel 3. No, dobbiamo tenerci. Forza ordine di morte. Va bene, anche ordine di morte. Tanti danni. Incoming. Sento l'odore del sangue. La curva c'è. Magari un bello scienziato crazy adesso. Serve male. Dai, Clean Ghost. Facce sognà. Wow, Esu! Uccisione imminente. Va bene. Lui, prossimo turno. Wow, di Nerubiano. Questo non serve male. Va bene. Va bene il 4-4 taunt. Mi piace. Tutto da 3 al prossimo turno. Pesca. Non trova una minchia. Ciò è molto bene. Questo non è assolutamente malvagio. Dai lo Zu. Pesca, 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 che ti scende la vita. Da che mi piace. Il mio scudo. Ecco l'Argus. Noi andiamo sereni qua. Andiamo tutto face. Tutto quanto face, direi. Qua possiamo fare 3 danni, facciamoli. Molto bene. Molto, molto, molto bene. Che mi dici? Wow, mi mette sul segreto però, friend. Che segreto è? Trappola, mi piace. Anche questo non è male però. Allora, avevo anche vinto, raga. Wow. Wow. È qualcosa di forte. Brutto, brutto, brutto. Bruttissimo. Roba piccola, roba piccola, roba piccola. Insomma. Dai, dai, dai. Perché non è Quest Warriors, se siamo fottuti? Tutte la cambiate. Boh, cosa aveva trovato di bello? Vediamo. Vola Polly! Vola Pollo? Vola Polly! Ah, non c'ha patches il ragazzo. Sento l'odore del sangue. Vai! Posso fare coin questo e gli tagliamo questo qua. La X segna il tesoro. Ok, tocca a me. Niente paura, arriva il nostro. Va bene. Dai ragazzi, dai. Per secondi, cazzo, per secondi.
Ok. Ho detto via quello, ho detto face con questo. Dai, che siamo più forti noi. Dai, che siamo noi face. Che male. Ma tanti danni. Per fortuna possiamo fare questo più questo. Questo su quello. Ok, 5 e 5. Vediamo se ce la facciamo, raga. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. Non abbiamo per forza da dare. Uccisione imminente. Uccisione imminente. È finito. Prossimo turno siamo lethal. Sangue e bottino. Ok. Abbiamo perso, mi sa, cavoli. Manca due danni. Dai, abbiamo perso. No. Abbiamo vinto. Nice. Piratato. Ma che lethal. Arriva la morte. Piratato. Andiamo a vedere il mio faccialo. Beh, fessante, non c'è molto da dire, raga. Cerchiamo di fare più danni possibili nel minor tempo possibile alla faccia dell'avversario. Ho messo un tracciamento come carta tech, nel senso che andiamo a beccare magari i danni che ci mancano. Ho messo il bengala però come carta tech, perché a me piacciono un casino le carte tech, che frega i pirati, frega paladino, frega anche gli altri hunter, anche se con altri hunter col mid range facciamo molta fatica a cavarne fuori. O con mazzi chiaramente molto molto difensivi. E poi niente, ragazzi. Cioè, sono tutte carte veramente che non si usano più da una vita. Non ci sono carte nuove. A parte trucco felino, è il Face Hunter che si usava una volta praticamente. Un solo gufo, perché se trovi il taunt veramente imbarazzante o qualcosa di fastidioso, può risolvere la partita. Quindi ragazzi, ci vediamo presto per le nuove carte di Frozen Throne. Daremo un'occhiata, cerchiamo di capire un po' le migliori e le peggiori. Chiaramente aspetto anche i vostri commenti sotto. Speriamo che sia meglio di quella che ho visto oggi, che a vederla così sembra una cagata pazzesca. Poi magari ci saranno delle interazioni con altre carte clamorose che non sappiamo. Sì, si può usare con le uova, ragazzi, ma è un 5-6. Era meglio allora un 1-1 che fa 5 danni alla tua board quando muore, che te lo puoi anche pingare da solo. Cioè, è un 5-6, ragazzi. Ora che lo tiri giù e devi fare le tue interazioni, è finita la partita. Sì, qualcuno dice nel silence, ma vuoi mettere altre carte? Non so, un 4-8 è meglio di un 5-6 a costo 3. Non lo so, a costo 4, non mi ricordo più.
Comunque, ragazzi, non mi sembra carta che entrerà nel meta. A vederla così, bisogna vedere le altre 129 che mancano ancora da rivelare. Vi ringrazio, ragazzi, davvero, per i like, i commenti e le visualizzazioni. Un saluto dal Duca, alla prossima. Ciao!